io credo che non si possa, in un momento così difficile della storia dell'Italia, non credo assolutamente che si possa continuare a picconare il governo. Minacciare crisi a giorni alterni non fa nient'altro che indebolire il paese. Chi colpisce oggi il governo crea un problema al paese. Rispetto a questo genere di problemi, noi abbiamo bisogno di unità. Ed è paradossale, perché siamo in una fase storica in cui alcuni partiti dell'opposizione si dimostrano a volte più responsabili di alcuni partiti della maggioranza. Io non vedo come possiamo occuparci dei problemi degli italiani se dobbiamo stare dietro a scorribande politiche ogni giorno e a minacce di crisi. Chi fa propaganda parla di pace la mattina e poi la sera trama per crisi di governo o problemi politici che mettono in difficoltà e a repentaglio la stabilità del nostro paese. Io voglio fare un appello a quelle forze politiche che hanno deciso di mettere al centro della loro azione la loro crisi di voti. Non si possono inseguire i sondaggi in questo momento storico. Non si può inseguire il calo dei consensi.